Benvenuti nell'angolo creativo della Fata Tuttofare. Oggi vi faccio una proposta che spero possiate trovare interessante. La maglia infatti che indosso è innanzitutto un top down, quindi costruito dall'alto verso il basso. È una maglia che presenta un'ampiezza veramente interessante, guardate, e in più ha una leggera differenza di lunghezza tra il davanti e il dietro. Quindi è modellata in un modo veramente molto semplice, calcolando che è un top down, quindi vuol dire che lavoriamo tutto a pezzo unico, giocando come sempre con gli aumenti. È un capo veramente perfetto per tutte le fisicità, quindi che abbiate molto seno, meno seno, che siate alte, meno alte, sta bene veramente a tutti, quindi alle taglie regolari, ancora meglio alle taglie curvi e anche alle prima mom. Non mi anticipo molto, ma vi ricordo due passaggi essenziali. Infatti nel box informazioni sotto il video, oltre all'elenco di tutti i prodotti, trovate anche il link del mio sito www.lafatatuttofare.com, dove trovate come sempre il riassunto del progetto che appunto sta per partire. Intanto diamo un'occhiata all'occorrente. Per il nostro progetto di oggi abbiamo bisogno di un filato, di un uncinetto 3,5, di alcuni marcapunti e delle forbici. Ma vediamo più da vicino il filato. Per questo progetto ho scelto il Linard, un filo che abbiamo utilizzato già tante volte, che ha una composizione assolutamente splendida di lino, cotone ed acrilico. Quindi risulta un prodotto molto leggero una volta indossato, un prodotto molto fresco ma al tempo stesso resistente, per cui duraturo nel tempo grazie appunto alla presenza comunque dell'acrilico. La variante colore è molto bella, è la variante coccio. Tra le altre cose è un filo con una resa veramente altissima. Abbiamo una cake da 100 grammi per 300 metri. Il nostro progetto è un top down, quindi partiremo dalla catenella iniziale che andremo a chiudere in cerchio e da questa svilupperemo tutta una serie di giri per poter adeguare appunto il progetto alla nostra taglia. Lo sprone che adesso avvieremo insieme attraverso un piccolo campione è davvero molto molto semplice da realizzare, quindi prendiamo filo ed uncinetto. Prendo l'uncinetto del 3,5 in alluminio e comincio a caricare le mie catenelle. Per lo sprone che avete appena visto, di catenelle ne vanno caricate 112, multiplo di 14. Per evitare di avere difficoltà nel rimettere sul dritto la catenella, visto che il filato è sottile e il numero di catenelle è piuttosto elevato, vado a procedere con un uncinetto in alluminio. Che cosa faccio? Carico un certo numero di catenelle. Poi vado a rimontare la prima, ovviamente, sull'uncinetto, in modo da avere tutta la catenella sul dritto e poter fare la chiusura senza difficoltà. Adesso io vi faccio un piccolo campione, quindi non vado a caricare 112 catenelle, ma ne carico la metà, cioè 56. Quindi realizzo tipo una ventina di catenelle, quando le ho, vedete adesso sono tutte dal dritto perché le catenelle sono poche, vado a piegare il mio uncinetto in modo che la parte posteriore dell'uncinetto possa rientrare nella prima catenella che abbiamo realizzato. Quando facciamo rientrare la prima catenella, vi si forma questo archetto che vi permette di avere tutta la catenella dal dritto, quindi andrete a caricare le maglie restanti, nel mio caso per il campione sono solo 56, in modo che quando le avrete caricate tutte quante, vedete, nel caso dello sprone grande saranno 112, avrete la prima e l'ultima già montate sull'uncinetto e la catenella tutta dal dritto. Quindi non dovete fare altro che prendere il filo, passare attraverso la prima e la seconda catenella e il vostro sprone è pronto. A questo punto, una volta che l'avrete realizzato, potrete avviare la vostra lavorazione. Adesso vi faccio ripassare una piccola grafica che poi ovviamente vi ripresenterò in più diciamo tratti del nostro tutorial per darvi i numeri giusti. Allora, per quello che riguarda lo sprone, io ho caricato 112 catenelle sullo sprone grande. Abbiamo un multiplo di 14 che è fondamentale. In 112 catenelle diciamo ho una misura in lunghezza della catenella di 60 cm, quindi se voi andate a variare il filato tenete presente la lunghezza in centimetri. Per quello che riguarda il numero di aumenti me ne entrano 8, per questo motivo come vedete il diciamo lo sprone ha preso una forma ottagonale. In questo caso invece
vado a ripartire con un piccolo campione. Allora, parto con 5 catenelle più un punto alto lavorato nella stessa maglia di base che mi corrisponde al primo aumento. Punto alto, 2 catenelle e punto alto. Faccio una catenella e vado a saltare un punto di base. Quindi nel punto seguente lavoro la maglia alta. Ripeto una catenella a cui corrisponde una maglia di base saltata, quindi lavoro di nuovo un punto alto. E procedo lavorando catenella e punto alto. La lavorazione è molto molto semplice. Per rispettare il nostro multiplo di 14, tra un aumento e l'altro dovremo avere un totale di 6 punti alti separati da una catenella, ve l'ho scritto anche in alto. Quindi continuo a realizzare catenella e punto alto fino a quando non conto un totale di 6 punti alti, quindi salto una maglia di base. E nella successiva lavoro il punto alto, quindi la maglia di base che è saltata corrisponde alla catenella di separazione. In questo modo si formano i quadretti. Ho fatto l'altra catenella e riconto le maglie, sono 6. A questo punto il primo tratto è terminato e posso aggiungere un altro aumento, quindi salto un punto di base e ripeto punto alto, 2 catenelle e punto alto, e questo è il mio secondo aumento. Questo è il tratto che andiamo a lavorare, che ripeteremo tante volte in base al numero di catenelle montate. Aggiungo una catenella, salto un punto di base, ripeto un punto alto. Di nuovo catenella, saltiamo un punto, lavoriamo il punto alto nella maglia seguente, fino di nuovo ad avere un totale di 6 punti alti consecutivi, fatti i quali potremo ripetere di nuovo l'aumento. Quindi contate, vedete sono soltanto 3, quindi aggiungo la catenella e faccio il quarto punto alto. Di nuovo la catenella, faccio il quinto punto. Catenella, faccio il sesto e quindi vado a ripetere nuovamente l'aumento. Controllate ovviamente sempre che state procedendo nella maniera corretta. L'aumento è composto da punto alto, 2 catenelle di separazione e punto alto. Come vedete la sequenza è molto semplice e quindi la ripeterete per tutte le catenelle avviate. Al termine del primo giro, dopo l'ultimo aumento, conto di nuovo 6 punti alti, quindi aggiungo la catenella e mi chiudo sul primo punto realizzato. Ricordate che siamo partiti con 5 catenelle, quindi 3 come punto alto e 2 come catenelle di separazione, quindi contate 1, 2 e 3 e nella terza catenella entrate eseguendo un punto bassissimo. Dopo il primo giro di quadretti andremo a realizzare un secondo giro di quadretti. Quindi partiamo proprio dall'aumento. Rientro adesso nello spazio generato dalle 2 catenelle eseguendo un punto bassissimo e ripeto l'aumento sull'aumento. Quindi eseguo sempre 5 catenelle, 3 come punto alto e 2 come catenelle di separazione e quindi punto alto nello stesso spazio. Ricomincio facendo catenelle e punto alto. Il punto alto va rigorosamente lavorato nello spazio sottostante. Faccio il primo punto, catenella, il secondo punto, catenella, il terzo, catenella, il quarto punto, di nuovo catenella, il quinto punto, catenella, il sesto punto, catenella, il settimo ed ultimo. Come vedete ho un punto alto in più rispetto alla riga sottostante, tanto mi taglio la codina. Allora, abbiamo 7 punti alti invece di 6 proprio per effetto della nostra lavorazione. Infatti, lavorando negli spazi delle catenelle e non sui punti alti, in ogni riga voi avrete un punto alto in più. In questo modo il vostro sprone si allarga con grande semplicità. Quindi, una volta fatta la settima maglia aggiunta alla catenella, vedete nello spazio successivo avete l'aumento e lo lavorate. Fatto l'aumento, ripartite con la catenella e il punto alto lavorato nel primo spazio utile. Catenella, punto alto nello spazio seguente.
Quindi per ogni, diciamo, giro successivo avrete un punto alto in più rispetto al precedente, quindi potete controllare il vostro lavoro proprio contando le maglie. Quindi si lavorano i punti alti negli spazi generati dalle catenelle. Quando arrivate all'aumento lo lavorate. Quindi fate punto alto, 2 catenelle di separazione e punto alto. Questa è la procedura da seguire per completare la nostra seconda riga di lavorazione. Chiudiamo il giro entrando nella terza catenella ed eseguendo un punto bassissimo. Abbiamo terminato in questo modo i due giri composti dai quadretti, quindi punto alto e catenella. Se fate fatica ad individuare i punti dove sono presenti gli aumenti, prendete dei marcapunti e segnateli. A questo punto della nostra lavorazione vado ad inserire un giro di punti alti, i quali andranno lavorati punto su punto. Quindi vado a ricominciare con 3 catenelle che corrispondono al primo punto alto e che lavoro sul primo punto dell'aumento sottostante. Quindi entro nello spazio delle 2 catenelle e ripeto l'aumento. Quindi punto alto, 2 catenelle di separazione e punto alto. Quindi prendo il filo sull'uncinetto e lavoro il primo punto proprio sul punto alto dell'aumento sottostante. E quindi poi proseguirò lavorando un punto alto per ciascuna maglia. Quindi entro sul primo punto, lavoro la maglia alta, entro nello spazio della catenella, lavoro il punto alto sul punto alto e così per tutto il tratto fino a raggiungere l'aumento successivo. Quindi dobbiamo lavorare un punto alto per ciascuna maglia sottostante, non saltando ovviamente i due punti alti che corrispondono all'aumento sottostante. Questo passaggio è molto importante, tra un attimo vi spiego anche il motivo. Intanto procediamo lavorando punto su punto le maglie fino a raggiungere l'altro aumento. Continuo lavorando punto su punto fino a raggiungere il prossimo aumento. Quando avrete lavorato la maglia alta nell'ultimo quadretto, avete davanti a voi il prossimo aumento, composto da punto alto, 2 catenelle e punto alto. Quindi lavoriamo il punto alto sul punto alto, lavoriamo l'aumento nello spazio delle catenelle e il punto alto nell'altra maglia alta. Quindi si lavora praticamente sul punto alto, nello spazio delle catenelle e nel punto alto. Questo è importantissimo perché se andiamo a saltare la prima e la seconda maglia alta e andiamo ad entrare direttamente nello spazio delle catenelle, praticamente non aumentiamo ma manteniamo costante il numero di punti. Invece le maglie vanno lavorate. Questo ve lo voglio far vedere bene perché è un passaggio importante. Infatti, una volta adesso vedete lavorato l'aumento, lavoriamo il punto alto e poi procediamo per il tratto successivo, sempre lavorando punto su punto. Al termine del giro, dopo aver lavorato tutti i punti alti, mi vado a chiudere sul primo, quindi sulla terza catenella che ho riavviato sulla maglia alta dell'aumento sottostante. Fatto il giro dei punti alti, ricominciamo con il giro dei quadretti, quindi facciamo 2 di quadretti e 1 di punti alti. Naturalmente potete cambiare questa sequenza come preferite. Rientro nello spazio dell'aumento, riparto con 5 catenelle ed un punto alto. Quindi devo ricominciare con i quadretti, vuol dire che faccio la catenella e un punto alto saltando la prima maglia di base. La prima maglia è proprio il punto alto dell'aumento sottostante, quindi vado nel primo punto alto utile, lavoro la maglia alta, faccio la catenella, salto il punto alto seguente e vado nel successivo, lavoro di nuovo il punto alto, catenella e punto alto. In pratica ripeto quello che ho fatto nel primo giro sulla catenella di avvio, quindi si salta un punto e si lavora nel punto seguente. Catenella, punto di base saltato, punto alto, catenella, saltiamo un punto, lavoriamo nel seguente.
fino ad arrivare all'aumento. Vedete, ridiamo forma ai quadretti, quindi procedo con catenelle punto alto. Questo è anche il mio ultimo punto, faccio la catenella, salto la maglia di base che corrisponde al punto alto dell'aumento sottostante, quindi prendo il filo, entro nello spazio delle catenelle, lavoro direttamente l'aumento, quindi punto alto, 2 catenelle, punto alto, aggiungo la catenella, salto il primo punto che è sempre quello dell'aumento sottostante e ricomincio dalla maglia alta successiva e in questo modo vado a rigenerare la mia lavorazione, quindi andrò a ripetere adesso 2 giri di quadretti e un giro di punti alti. Come vedete gli aumenti sono ben incolonnati tra di loro, se però fate fatica a capire dove si trovano, a distinguerli rispetto ai quadretti, marcateli così non fate l'errore di saltarli, altrimenti poi lo sprone non prende la forma corretta. E questa è la forma del nostro sprone, come vedete è una forma quadrata perché con 56 punti alti ho inserito soltanto 4 aumenti, mentre nello sprone originale gli aumenti sono 8 e la forma è diventata ottagonale. Quindi per tutta la nostra lavorazione andremo ad alternare 2 giri di quadretti e un giro di punti alti e faremo tanti giri quanti necessari per arrivare dallo scollo al nostro sottomanica. Spero che la grafica possa esservi utile. Adesso andiamo a ribadire i numeri importanti. Come vedete io mi sono allargata per poter arrivare comodamente al mio sottomanica, ho avviato 112 catenelle multiplo di 14 e ho ottenuto in questo modo un totale di 8 aumenti. Se voi infatti andate a contare vedete che le punte sono 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8, quindi abbiamo una forma ottagonale, mentre sul campione la forma era quadrata perché gli aumenti erano soltanto 4, quindi con 112 catenelle io avevo una catenella iniziale di 60 cm che mi dà uno scollo piuttosto ampio, quindi potete lasciare l'avvio uguale per tutte le taglie a meno che abbiate un filo con degli spessori completamente diversi, però vi consiglio di utilizzare comunque dei filati sottili per dei progetti come questi, perché quando andiamo a conferire alla maglia un taglio importante è meglio stare attenti ai volumi, quindi più è sottile il filo più la resa sarà buona. Una volta avviato lo sprone, come avete visto dal campione, alternando 2 giri di quadretti ed uno di punti alti, si andranno a fare tutti i giri necessari per dare forma al nostro sprone. Il vostro obiettivo è quello di arrivare al sottomanica, quindi il numero di giri da fare sarà diverso da una taglia all'altra in base alla vostra corporatura, alla larghezza delle spalle, alla circonferenza del seno. Quindi non dovete fare lo stesso numero di giri che ho fatto io, ma quelli necessari per arrivare al vostro sottomanica. A questo punto non dovrete fare altro che prendere 4 marcapunti perché dobbiamo andare a sezionare il nostro sprone per poterlo chiudere. Come vedete io ho sistemato già i marker non in corrispondenza degli angoli, cioè delle punte che otteniamo con gli aumenti, ma nei lati lunghi, e ho messo un marcapunti, uno spicchio sì, uno spicchio no. Andando a ripiegare il nostro sprone e facendo corrispondere gli aumenti, andiamo a vedere e a controllare la posizione di questi marcapunti. Infatti dobbiamo sempre tenere presente la misura dello scalfo, quella della circonferenza. Innanzitutto vi dico che l'altezza dello sprone è di 14 cm, la misura che va cioè dalla scollatura fino al sottomanica. Per quello che riguarda lo scalfo, la misura non si prende in linea ma si prende seguendo la forma dello sprone. Ho 19 cm, quindi uno scalfo adatto anche a una taglia ML. Poi andiamo a prendere la misura compresa fra gli altri marker, seguendo sempre la forma dello sprone, quindi non andando dritti da marcapunto a marcapunto. E io qui ho 41, anche 42 cm, quindi sono a posto per quello che riguarda la mia misura. Se anche voi siete arrivati al sottomanica, però a questo punto vi sentite un po' tirate per quello che riguarda la circonferenza, io ho posizionato i marcapunti esattamente a metà di ogni lato, ma non è indispensabile. Quindi potete spostarvi di 1, 2, 3 quadretti andando a togliere un paio di centimetri se necessario allo scalfo, aumentando in questo modo la circonferenza toracica.
Quindi potete adeguare facilmente la misura anche facendo questo piccolo spostamento. La cosa importante è arrivare a sottomanica, poi la posizione di questi marker può essere spostata di un quadretto 2, perché anche per me, per esempio, la misura 19 è abbondante. Io posso stare anche su 17, quindi posso tranquillamente spostarmi di un paio di quadretti per adeguarmi la circonferenza. Una volta che abbiamo deciso che il lavoro è fatto bene e possiamo dedicarci alla chiusura, vado a riavviarmi e quindi vado a ricominciare con la riga che devo lavorare, in questo caso per me la riga dei quadretti. Lavoro il punto alto e la catenella nel quadretto marcato. A questo punto, ovviamente, termino e vado ad avvicinarmi l'aumento successivo, cioè l'altra maglia marcata. Riprendo il filo sull'uncinetto e nel quadretto marcato vado a lavorare l'altra maglia alta. Vedete? Io non aggiungo catenelle di separazione, cioè ne metto una sola, perché come vedete la maglia alta, la catenella e la maglia alta mi vanno ad aggiungere almeno un altro centimetro e mezzo, anche due, sullo scalfo e quindi sulla circonferenza. Quindi da 41 centimetri, se ne aggiungiamo due da questo lato e due dell'altro, arrivo a 45, quindi a circonferenza 90. Quindi per me è anche abbondante. Se però voi avete necessità, invece di mettere una sulla catenella, ne metterete di più, aumentando in questo modo la circonferenza. Quindi si procede con catenelle punto alto fino a completare il giro. Una cosa molto importante, che adesso poi vi spiego ulteriormente fatto questo giro, è che quando li incontrate dovete comunque lavorare gli aumenti. Solitamente con la chiusura dello sprone gli aumenti vengono eliminati, invece in questo caso ne dobbiamo mantenere 4. 4 li abbiamo praticamente persi lavorando lo sprone, vedete, due li abbiamo sulle maniche, gli altri quattro in realtà li abbiamo due sul davanti e due sul dietro. Vedete? Adesso mi trovo proprio su un aumento, non lo salto, ma lo lavoro per quello che è. Questo è molto importante perché è proprio la lavorazione degli aumenti che ci permette di dare alla maglia la forma che avete visto nell'anteprima. Quindi procedo lavorando comunque i miei aumenti, che sono due su questo tratto, prima di ripetere la chiusura dall'altro lato. Ho completato il tratto, ho lavorato l'ultima maglia alta nel quadretto marcato, faccio la catenella, quindi vado a rientrare nel quadretto marcato. Successivo, rientro con un punto alto e vado a chiudere il giro continuando a lavorare catenelle punto alto. Adesso vi rimostro lo sprone e vi spiego come procedere. Intanto vi mostro lo scalfo della manica. Questa è dunque la forma del mio sprone una volta eseguito il giro di chiusura. Allora, abbiamo sezionato la parte delle maniche che io poi non vado a riprendere e quindi qui dove mi trovo con il filo vado a fare la chiusura di ogni giro e quindi vado a lavorare per il tratto che mi porta ad ottenere la lunghezza della maglia. Allora, noi abbiamo detto che lo sprone aveva 8 aumenti totali. Quando ho fatto la chiusura, come vedete, ho sistemato i marker sui lati e non sugli angoli, quindi non sui punti degli aumenti. Questo perché volevo mantenere due aumenti sul davanti e due aumenti sul dietro. Vedete quelli che vi sto indicando. Questi quattro aumenti che ho mantenuto su un totale di 8 saranno quelli che mi permetteranno di dare alla maglia una forma piuttosto ampia e particolare. Quindi per tutto il tempo della nostra lavorazione andremo a procedere alternando due giri di quadretti e un giro di punti alti e procederemo lavorando quattro aumenti totali per ogni giro. Due ce li troviamo davanti, due ce li troviamo dietro. Questo ci permetterà di dare, appunto, come abbiamo detto, una forma veramente molto ampia alla maglia e quindi di adeguarla facilmente a tutte le taglie. Quindi lo sprone, diciamo, è quello che tecnicamente ci dà la taglia, quindi dobbiamo procedere fino al sottomanica e quindi chiudere quando abbiamo la circonferenza seno giusta. Da questo momento in poi procediamo lavorando i nostri giri e soprattutto quattro aumenti per tutti i giri fino alla fine. Ed eccoci che possiamo ripartire. Quindi dopo due giri di quadretti riparto coi punti alti e lavoro punto su punto.
Quindi vi faccio vedere come passare nel sottomanica, ma non c'è nulla di particolare da vedere perché, come avete visto, io non ho aggiunto delle catenelle, avendo già una circonferenza e uno scalfo piuttosto comodi per me. Quindi vedete qui avevamo punto alto, catenella di separazione e punto alto, quindi vado a lavorare le maglie per quelle che sono. Nella catenella entro, non la accavallo da sotto. Questo vi è utile se soprattutto decidete di riavviare la manica, cosa che io comunque non farò perché la preferisco corta. Vado a lavorare punto su punto e vado a lavorare gli aumenti quando li incontro. Questo è fondamentale perché quando tra un attimo vedrete la forma della maglia ne capirete l'importanza. Quindi procedo punto su punto. Quando incontro l'aumento lo lavoro in tutte le righe fino all'ultimo giro della maglia. Vedete, questo è il vostro aumento. Fatto il punto alto sul punto alto dell'aumento sottostante, entro nello spazio delle due catenelle e lavoro l'aumento. Non saltate questi aumenti che sono fondamentali, quindi come per lo sprone, se fate fatica ad individuarli, mantenete i marker per tutto il tempo della lavorazione. Procedo in questo modo e tra un attimo vedrete che forma prende la maglia. Visto? È una forma davvero singolare. Lo sprone sembra quasi piccolo per quanto poi ampia la parte sottostante della nostra maglia. Potete rintracciare dall'alto la forma degli aumenti. Quindi noi non facciamo altro che proseguire gli aumenti che abbiamo già caricato sullo sprone e li manteniamo per tutta la lunghezza. Come detto, di 8 che avevamo in origine, ne abbiamo persi 4, 2 sulla manica destra, 2 sulla manica sinistra e mantenuti 4, 2 davanti e 2 dietro. Lavorando gli aumenti per tutti i giri, dallo sprone fino al bordo inferiore, la maglia prende questa forma particolarissima. Quindi diciamo che l'adeguamento della taglia per questo modello è un po' un concetto particolare. Infatti la taglia, più che nella parte inferiore, la stabiliamo nella parte superiore, quindi nello scollo e nello sprone, facendo tutti i giri che servono per arrivare al sottomanica. Quando fate la chiusura, quindi adeguate praticamente lo sprone alla manica e quindi al vostro giroseno, avete costruito la taglia. Poi per il proseguo del lavoro, come vedete, il capo si allarga così tanto che si adeguerà facilmente a qualsiasi forma. Intanto vediamo le misure. Vi prendo la misura del lato lungo che corrisponde a 71 cm sul piano, moltiplicato per 2 vuol dire che abbiamo 142 cm. Ovviamente io mi sono fermata a 13 giri per quello che riguarda lo sprone e avevo 41 cm. Questi 41 cm sono diventati 71. Se voi aveste chiuso con 45, adesso magari avevate 76. Ovviamente le differenze sono anche legate un pochino alla mano, però in base a come chiudete lo sprone, così automaticamente si allarga anche la parte sottostante. Vi prendo anche le altre misure. Dalla parte più profonda della scollatura fino al bordo inferiore io ho 38 centimetri, quindi mi permettono di arrivare al primo fianco e vi prendo la misura che dalla spalla va al bordo inferiore e qui i centimetri sono 50. A questo punto della mia lavorazione, senza smettere di lavorare gli aumenti, perché come detto li lavoriamo fino alla fine, prendo altri due marcapunti, riprendo più o meno il centro del mio lavoro e mi sposto 10 cm a destra, 10 a sinistra per un totale di 20. Poi se sono 22 o 25 non succede nulla. Adesso cosa facciamo? Vado a proseguire la mia lavorazione in righe di andata e ritorno, quindi smetto di lavorare sul totale del bordo inferiore, infatti ho già tagliato il filo e vado a proseguire perché voglio allungare leggermente la parte di dietro rispetto al davanti. Visto che la maglia ha già una forma piuttosto particolare, vado ad enfatizzare questo taglio ampio conferendogli un modello tipo uovo. Quindi facendolo un pochino più corto davanti e più lungo dietro, valorizza ancora di più la forma che ha preso. Quindi, grazie a questi marker, potrò fare delle righe di andata e ritorno e quindi modellare la parte retro. Ovviamente potete fare tutti i giri che volete, io ne faccio 5 o 6. Ma appunto, più volete evidenziare la differenza fra il davanti e il dietro, più righe andate a fare. Adesso quindi, tagliato il filo, ricominciamo da uno dei punti marcati e vi faccio vedere come lavorare l'ultimo tratto del nostro progetto. Vado a rientrare dunque con il filo nella maglia marcata.
Faccio un punto bassissimo e ricarico 3 catenelle che mi fungono da primo punto alto. Per ottenere una maglia inclinata, vado a saltare il primo quadretto e vado a lavorare nel quadretto successivo. E ricomincio alternando punto alto e catenella. Infatti, gli ultimi giri li vado a lavorare solo con i quadretti, senza inserire le maglie alte. Saltando questo quadretto, vedete, il punto alto prende un taglio diagonale, quindi in questo modo evito che si formi la scaletta, perché se facevo direttamente il quadretto, formavo la scala, che era proprio brutta da vedere. In questo modo il lavoro sarà perfettamente integrato. Quindi procedo lavorando catenelle e punto alto fino ad arrivare al marker successivo. Al termine del giro, quando appunto mancano due quadretti alla fine del lavoro, eseguito l'ultimo punto alto, che cosa faccio? Salto il penultimo quadretto e vado ad entrare con la maglia alta direttamente nel quadretto marcato. Quindi per avere la maglia diagonale basta saltare un quadretto, sia in apertura che in chiusura dei giri. Questo ci permette di avere appunto la forma arrotondata, quindi saltate il primo quadretto utile e quindi andate nel quadretto marcato. Fate la vostra maglia alta, ricominciate con 3 catenelle voltando poi il lavoro, fate come in chiusura, cioè saltate il quadretto e andate nel seguente. In questo modo si riforma di nuovo una maglia in diagonale e questo conferisce appunto la forma arrotondata. Io vado ad eseguire un totale di 5 o 6 giri mantenendo l'apertura e la chiusura in questo modo. Ovviamente voi potrete fare tutti i giri necessari. Tra un attimo vi mostrerò il modello indossato. Siamo al termine del progetto, quindi mi giro, vi faccio vedere il capo a tutto tondo, così che possiamo parlare ovviamente dell'adeguamento della taglia, che di solito è il primo argomento che ci interessa, anche perché quando vediamo un tutorial pensiamo subito a come possiamo rifarlo. Soprattutto la prima domanda che trovo è: sono una taglia 48, quante catenelle avvio per me? Ebbene, quando parliamo di top down, almeno per come io l'ho studiato, per come io lo realizzo, non è mai nella catenella di avvio che stabilisco una taglia quanto nel numero di giri che faccio per arrivare a sottomanica. Nel mio caso io ho caricato una catenella che tenesse presente il multiplo di 14, ma anche una certa lunghezza. Infatti volevo uno scollo ampio, quindi ho tenuto presente una misura di 60 cm. Quindi la mia catenella di 112 maglie tiene presente la misura di 60 cm per la lunghezza e il multiplo di 14, che mi ha permesso di avere, come avete visto dallo sprone, 8 aumenti. Quindi, proseguendo nel numero di giri, si deve arrivare a sottomanica. La quantità di giri da fare dipende dalla corporatura. Questa è la differenza delle taglie. Se fate lo stesso numero di giri che ho realizzato io, ma siete due taglie in più, il vostro sprone è piccolino. Questo è il concetto. Quindi, il vostro obiettivo è quello di partire da questo punto e arrivare a questo punto. Come vi spiegavo, l'altezza del mio sprone era di 14 centimetri, spesso è di 20. Qual è la differenza? Che quando lo scollo è più alto ci vuole più tempo per arrivare dalla scollatura al sottomanica. In questo caso lo scollo era più ampio, quindi per arrivare al sottomanica ci ho impiegato meno tempo, quindi meno giri. Una volta chiuso il vostro sprone, avete visto che la tecnica è davvero semplicissima, andrete a procedere. Allora, se voi mantenete gli 8 aumenti come quelli che ho appunto realizzato io, anche se fate tanti giri in più, sempre 8 aumenti avrete, quindi per quello che riguarda la suddivisione non dovete rivedere nulla. Ovviamente se andate a caricare un multiplo in più, cioè altre 14 maglie, vi trovate con 9 spicchi anziché con 8. Lo spicchio in più lo lasciate magari dietro, o se avete molto seno invece al contrario lo potete lasciare davanti. Diversamente dovete contare tutte le maglie che avete e cercare di non tenere presente la suddivisione in spicchi, ma di tenere presente la suddivisione in centimetri, cioè dai 16 ai 20 cm per lo scalfo delle maniche, quello che vi serve per la circonferenza. Poi ovviamente rivedremo questi concetti, concetti che cerco poi di rispiegarvi e di risintetizzare anche sul mio blog www.lafatatuttofare.com, dove comunque trovate il riepilogo anche di questo progetto. Una volta chiuso il sottomanica, come avete visto, per dare questa ampiezza importante alla maglia, cosa ho fatto? Ho mantenuto 4 degli 8 aumenti, 2 davanti e 2 dietro, e mi sono prolungata fino al fianco alto. A questo punto ho deciso di creare una leggera simmetria, quindi di avere il dietro più lungo del davanti, quindi ho lasciato 20 centimetri
sul davanti, potete fare anche 25 se lo preferite, e quindi ho fatto delle righe di andata e ritorno, ne ho fatti 6 in tutto per avere questa leggera differenza. A me il taglio piace tanto perché comunque il taglio asimmetrico tende a slanciare la figura. Io infatti poi d'estate mi ritrovo spesso con dei capi aderenti, trasparenti come i pantaloni bianchi, i pantaloni in lino, quindi a volte per non avere il disagio di indossare dei capi così particolari tendo ad indossare maglie come queste. Mi danno maggiore disinvoltura dietro, ma al tempo stesso, rimanendo un pochino più corte davanti, mi mantengono anche slanciata la figura. L'ampiezza c'è, ma come vedete è molto scivolata, molto morbida, non voluminosa, e questo si deve senz'altro al filato. Infatti, se state pensando già ad un filato sostitutivo, vi posso consigliare soltanto questo: mantenetevi su un filato sottile. Poi eventualmente, sempre sul blog, vi faccio un elenco di quelli che potrebbero essere dei filati sostitutivi, e tutti i suggerimenti possibili ve li lascio comunque lì, senza prolungare ulteriormente il tutorial. Per quello che riguarda il filato, 200 grammi, quindi esattamente 2 cake, sono quelle che io ho consumato. Il risultato finale è questo. Potete modificare i volumi, potete modificare le lunghezze, eccetera eccetera. Per quello che invece riguarda la manica, come avete visto, io non l'ho toccata, perché essendo comunque una maglia leggera, traforata, ampia, era inutile accennare la manica. Se però preferite, andate a ricominciare la vostra lavorazione. Io qui avevo nell'ultima riga i quadretti, quindi con l'uncinetto rientrate in un quadretto qualsiasi, fate 4 catenelle, 3 catenelle come punto alto e una come catenella di separazione, e ricominciate la vostra lavorazione. Potete mantenere l'alternanza dello sprone, cioè 2 righe di quadretti, uno di punti alti, o fare tutti i quadretti come preferite. A questo punto mettete in moto la vostra fantasia di immaginazione, perché tra filati tinta unita, laminati, sfumati, questo progetto potrà essere realizzato veramente in tanti modi diversi, soprattutto rispettando il vostro stile. Grazie come sempre per avermi seguito, alla prossima!